Arezzo, tutti sanno, è conosciuta nel mondo appunto per la produzione orafa e quindi questo è un settore storicamente stato importante per Arezzo. Oggi per noi è nata la necessità di organizzare un seminario, quindi invitando tutte le parti interessate al tavolo per fare luce su quello che è lo status vissuto effettivamente da questo settore e poi dopo condividere, diciamo, le possibili soluzioni per dare a questo settore tutto quello che è necessario in termini di rilancio, visto che se si fa un consuntivo sia per lavoratori coinvolti che per numero di imprese, negli ultimi 10 anni si sono persi 2.800 posti di lavoro e 463 imprese, quindi oltre il 25-30% di quella era la realtà negli anni antecedenti alla crisi. Quasi 3.000 posti persi in 10 anni è un settore che soffre, quello orafo in provincia di Arezzo, e proprio dalla necessità di preservare la tenuta occupazionale ma anche rilanciare l'intero settore che è stato organizzato da FIOM e CGL Arezzo il convegno L'età dell'oro, dedicato all'evoluzione e alla situazione attuale del settore orafo aretino. Per l'occasione in città anche il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini. Una riflessione dunque a 360 gradi sul settore, dall'industria all'artigianato, dagli enti camerali a quelli fieristici, per finire con il mondo della scuola. L'obiettivo comune è stato quello di costruire una visione d'insieme utile al rilancio di un settore che resta fondamentale per l'economia aretina, ma che ad oggi deve fare anche i conti con la competitività dei nuovi mercati emergenti. Questo purtroppo sono gli effetti della globalizzazione. Qualcuno anni fa inneggiava alla risoluzione di tutti i problemi a entrare nel mercato globale. Nello specifico su Arezzo e sul settore orafo il problema è anche diverso rispetto a quello. Non si tratta solo di una concorrenza dettata, come dire, da paesi opposti dove il contenuto e il prezzo della manodopera, diciamo, è diverso, perché su Arezzo uno dei grossi problemi e principali lo fa il costo della materia prima e la sostenibilità di impresa. Ecco perché per noi è stato importante organizzare un seminario e invitare tutte le parti interessate, perché secondo noi per affrontare questo problema bisogna partire non solo dal costo del lavoro ma anche dalla sostenibilità d'impresa.